Le celebrazioni per il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII hanno prodotto più di qualche annuncio interessante e bisogna parlarne. Bisogna parlarne in questo video riassuntivo in cui faremo un po' il punto sulla situazione e già so che tanti sbroccheranno, tanti saranno felicissimi. Io sono un po' nel mezzo, non so se essere arrabbiato o essere felice, ma comunque, allora, ieri è stato un evento, stanotte poi, un evento molto ricco. Perché al di là del lancio dei Final Fantasy VII Intergrade su Steam, cosa che era nell'aria, si aspettava e permetterà a un pubblico sempre più vasto di godersi la prima parte di questa trilogia su Steam, sono stati annunciati la stagione 3 di Final Fantasy VII The First Soldier, un free-to-play disponibile su iOS e Android. Il Final Fantasy VII Ever Crisis beta entro la fine dell'anno, anche qui sempre su iOS e Android. E poi. Allora, il primo grosso annuncio è stato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, il famoso prequel che nacque su PSP nel 2008, che racconta i fatti antecedenti di 7 anni agli eventi canonici di Final Fantasy VII. Eventi canonici non sono due termini usati a sproposito. Il lancio è previsto nell'inverno del 22 su PS4, PS5, Xbox, tutta la famiglia, Switch e PC, quindi lo trovate praticamente ovunque, con una completa ristrutturazione. Non si può parlare di semplice remaster, perché qui effettivamente hanno rivisto tutto il comparto tecnico, tutti i modelli sono in 3D, tante migliorie per rendere la produzione molto più all'avanguardia di quanto non fosse all'epoca del suo debutto su PSP. Tra l'altro, uno dei miei giochi preferiti dell'era della PSP, credo un po' di tutti, che ritorna e sarò felicissimo di rivivermelo nella sua interezza e con queste, appunto, splendide, splendide aggiunte. Ma arriviamo alla ciccia! Ma arriviamo alla ciccia. Allora, Final Fantasy VII Rebirth! Allora, il parte 2 di Final Fantasy VII Remake, questo Rebirth, è un titolo che arriverà tra il 23 e il 24. Esclusiva temporale si presuppone per PS5, perché per adesso è stato presentato solo per PS5, però si sa che, appunto, inevitabilmente, così come è accaduto alla parte 1, anche questa, salvo colpi di scena, arriverà anche su altre piattaforme in un imprecisato futuro. Il punto è che annunciando questo Rebirth hanno ufficializzato l'esistenza di una trilogia per questo Final Fantasy VII. Quindi questa sarà la parte 2 e la parte 3, peraltro già annunciata come in sviluppo, arriverà in un imprecisato futuro. Ci sarebbe da dire tanto su questo Rebirth e per evitare spoiler a chiunque non avesse giocato il Final Fantasy VII Remake, mi limiterò a dire che non sono stati particolarmente aderenti con la storia originale. Nel senso che dietro a questa trilogia di prodotti si nasconde molto più di un remake canonico del Final Fantasy VII che tutti conosciamo. Diciamo che l'uso dei sottotitoli, della nomenclatura così particolare, non è casuale, ma sembra nascondere un progetto molto particolare, molto chiaro nelle intenzioni del team di sviluppo. Sono contento? Non lo so. In questo momento non so rispondere a questa domanda. Perché se da una parte mi esalta l'idea di avere per le mani qualcosa che sia al tempo stesso tradizionale e nuovo, al tempo stesso, scusate la ripetizione, mi preoccupa e non mi esalta l'idea che qualcosa di così sacro sia stato, ci sia stata messa a mano. Ok? Quindi adesso che non sappiamo ancora che cosa accadrà, mi sento un pochino combattuto, ho quest'anima un po' in conflitto dentro me riguardo a Final Fantasy VII, che rappresenta per credo tutti una delle parti più importanti della nostra vita videoludica, il fatto che sia sotto i ferri, se così vogliamo dire. Sto cercando in tutti i modi di non far capire granché a chiunque non avesse finito il primo, la parte 1, diciamo, di questi remake, però ecco, insomma, se siamo capiti, ecco, ok? Quindi sarà una cosa di cui eventualmente, se vorrete, parleremo in un video dedicato full spoiler, ma per adesso il concetto è questo, cioè saranno tre parti e di base, per quanto reputi questo progetto estremamente ambizioso e affascinante nella sua evoluzione e struttura, mi sento un po' perculato, no? Nel senso che
Si era detta un'altra cosa, cioè si era prospettata un'altra cosa, doveva essere un remake canonico, in realtà poi si sta trasformando in tutt'altro tipo di progetto e non c'era stato detto. Per quanto wow, la sorpresa sia gradita, per certi versi la sorpresa non è affatto gradita. Non è affatto gradita, per certi versi. Però ripeto, io ho una certa fiducia e quindi voglio essere ottimista. Ad ogni modo, ecco, questa è la questione. Quindi adesso, riassumendo un attimino, cosa ci aspetta per quanto riguarda Final Fantasy come brand? Noi abbiamo no, sì, magari nell'estate del 23 avremo Final Fantasy XVI. E io, dovessi fare una stima, vi direi agosto. Probabilmente arriverà ad agosto. Successivamente arriverà questo Final Fantasy VII Rebirth, che, essendo previsto tra il 23 e il 24, a detta appunto di Square Enix, credo, considerando che il 16 dovrà avere un tempo di, no, per sbocciare, per farsi comprare, eccetera, eccetera, presumo che il lancio di questa nuova parte, di questa seconda di tre parti di Final Fantasy VII, arriverà a marzo del 24. Cioè, una stima ottimistica del sottoscritto è marzo 24. Che è tra un botto di tempo, veramente tra un botto di tempo, che mi fa presupporre che il lancio della parte 3, di cui non conosciamo ancora il nome, potrebbe arrivare nell'estate del 25, insomma, ipotizzando una data molto vicina, ma anche possibilmente all'inverno del 25. Ma anche possibilmente all'inizio del 26. Ecco, insomma, è un progetto che mi ha ricordato per certi versi Evangelion. Qui vi ho dato uno spunto, ecco, magari per intuire. E ripeto, per quanto sia apprezzabile, mi lascia con tanti punti interrogativi. Però, ripeto, il lavoro che stanno svolgendo sul brand è apprezzabile. Credo che la quantità di prodotti in arrivo sia soddisfacente. Una Square Enix che si sta dando tanto da fare, perché adesso abbiamo appunto questo inverno, arriva Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, e poi abbiamo l'estate prossima Final Fantasy XVI e poi appunto successivamente questo Final Fantasy VII Rebirth. Tante cose, tante cose. Speriamo che l'attesa sia ampiamente ripagata, però insomma, per adesso non riesco a non sottolineare quanto sia un grande rischio quello che si sono presi con Final Fantasy VII. Tanto grande, tanto grande. Bisognerà vedere se sapranno giocarsela bene. Quindi a questo punto la palla passa a voi, fatemi sapere cosa ne pensate del tutto e noi ci aggiorniamo a breve con eventuali novità, qualora ce ne fossero.